Allora, voi quando avete fatto lo scoop, cioè quando avete pubblicato questa No, scoop, c'è stata una conferenza stampa della guardia di finanza sul modo, lunedì. Allora, lunedì no, voglio fare una domanda mattina alle 11 se fate la conferenza stampa a chi? Allora, voglio fare una domanda non all'ex sindaco. È martedì. Sì, lunedì mattina Allora, Gabriele Marchese, non come ex sindaco, come politico, aiutami a capire una cosa, perché come ex sindaco giustamente c'ha le carte amministrative, ci sta sta segnalazione, se ne occuperà la Corte dei Conti, non voglio entrare nel merito, per carità, però voglio guardare la storia da un'altra angolatura. Lunedì loro l'hanno pubblicato, poi mercoledì mi sarò ripubblicato pure io sul sito, oggi è sabato, il primo a parlare di questa cosa sei proprio tu, che sei stato denunciato, diciamo, segnalato insieme agli altri. Perché secondo te, però la domanda è al politico, non al sindaco, perché voi le, perché secondo te dopo 5 giorni, eppure non si vota, nessuno parla di questa questione, tranne tu? Lo devi chiedere agli altri, io sono qui e ho parlato sostanzialmente. Lo so che ti apprezzo pure. E ho detto che non si possono mettere in giro certe notizie 4 giorni prima delle elezioni primarie e 2 mesi prima delle elezioni. Ma non hanno fatto i politici questo, o perlomeno non l'hanno fatto in pubblico. Gianni Mariotti, perché l'hai sentito tu, Gianni Mariotti è alleato a lui. Cioè il Tra l'altro, su un contratto sottoscritto 9 anni fa, il contratto è stato sottoscritto a dicembre 2002, il Civeta ha preso in servizio, come si dice, il 1 gennaio 2003, c'è stata l'indagine fatta dalla Guardia di Finanza che non ha riscontrato niente di penalmente rilevante, ha preso le carte al comune, ha ascoltato i vari funzionari di servizio, la responsabile del servizio finanziario, i responsabili che si sono succeduti nella gestione dell'igiene urbana, il responsabile di area e quant'altro, e da tutte le carte e gli accertamenti che ha fatto non ha riscontrato nulla di penalmente rilevante, altrimenti sarebbe arrivato l'avviso di garanzia al sottoscritto e a tutti gli altri amministratori. Avendo concluso questa indagine, ha rimesso sostanzialmente il tutto alla magistratura contabile per verificare se c'è stato danno erariale. Io questa mattina ho dimostrato che, avendo sottoscritto questo contratto, abbiamo fatto gli interessi del Comune di San Salvo. Anzi, sono stato accusato dagli altri colleghi sindaci che, avendo sottoscritto un contratto vantaggioso per il Comune di San Salvo, facevo nel contempo i danni del Civeta. Ma io facevo il sindaco del Comune di San Salvo e ho rappresentato gli interessi dei cittadini di San Salvo e del Comune di San Salvo. Paola, sai che non mi torna di questa Però in questo caso, scusa, la notizia l'ha data la Guardia di Finanza, noi abbiamo semplicemente letto una carta. Allora, il punto è, come mai qualcuno non ha preso spunto? No, allora, la notizia che riguarda i giornalisti, oltre a quella di cui abbiamo parlato, è questa. Un evento di 8 anni fa, denunciato, presumo, 8 anni fa, certo, da una parte politica, dal centrodestra, viene, tra virgolette, come dici tu, reso pubblica una conferenza stampa della Guardia di Finanza. Viene, giustamente, tu eri forse l'unico. Abbiamo letto le carte. Avete letto le carte, viene detto dalla stampa. È già paradossale che dopo 8 anni si parli di una cosa, diciamo, e si segnala. Sì, infatti non pensavo fosse delle. Ma i tempi italiani sono due. Dopodiché, però, chi ha denunciato non parla. Altre forze politiche non parla e parla, diciamo, lui che doveva essere, che è la vittima di questa storia. Ma io non lo capisco pubblicamente. Io ritengo che il centrodestra non può parlare perché ha preso una grande cantonata, ha scambiato fischi per fiaschi, come si suol dire da queste nostre parti, perché non è stato in grado di distinguere l'igiene urbana, che è il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti nella città, da conferimento in discarica, perché loro hanno sempre sostenuto che noi abbiamo pagato 2 volte il Civeta. Non è così, non è così, perché un conto è l'igiene urbana e quindi tu paghi il servizio, abbiamo sottoscritto un contratto per 910.000 euro più IVA sostanzialmente, dall'altro lato dovevamo pagare il conferimento in discarica in base ai quantitativi che noi portevamo, tanto è vero che nel 2002 noi abbiamo pagato per il conferimento in discarica 395.000 euro e 975, nel 2003 che c'è stato un aumento abbiamo pagato 486.000 euro, che va in base al conferimento che fai. Questo è il punto, quindi
chi non è in grado di distinguere questo, come si può candidare al governo della città? Ma non ha parlato nemmeno del PD, non è che non aveva, non ha parlato sul centro-destra, diciamo. Ah, sono, per me questo è il dato politico, il resto poi sono cose tecniche che lo vedrà.